Allora, sto salendo a tutta con degli hamburger da take away per vedere il tramonto a Zabriskie Point, la Death Valley. Tira ancora un vento molto forte e caldo, quindi mezz'ora fa sono andato nel punto più vicino, una cittadina a 40 minuti dal di qui, per prendere due hamburger. Penso che anche se sono un po' freddi vedrai che qua si scaldano. Vediamo il tramonto, quasi quasi mi misuro la glicemia. Ciao ragazzi, sono a Zabriskie Point, nella Death Valley. Mi sono spostato 40 minuti in auto apposta per prendere questo super hamburger con bacon, patatine fritte, eccetera, eccetera, e mangiarmelo con questo tramonto. Ne approfitto per misurarmi la glicemia, ma così non è proprio un test scientifico del mio corpo prestato alla scienza, per via del fatto che oggettivamente oggi non è molto attendibile. Sono stato al caldo in auto, fuori dall'auto, 54 gradi, eccetera. Probabilmente la mia glicemia oggi è alterata e questo non sarà un test realmente veritiero, ma per curiosità voglio misurarmi la glicemia e vediamo. In questo momento la glicemia è 88. Adesso, con questo panorama e questo tramonto, mi mangio questo hamburger che, devo dire, non mi entusiasma neanche troppo. La qualità degli hamburger certo fa anche l'effetto ormonale e glicemico che può avvenire nel vostro sangue. Quindi questo non è di ottima qualità. Un'ora dopo aver mangiato l'hamburger, siamo ancora qui alla Death Valley, ancora 48 gradi esterni. Andiamo a vedere la mia glicemia in questo momento a quanto è andata. In questo momento la mia glicemia, nonostante la disidratazione e tutto il resto, è 126, quindi si è alzata molto. 2 ore dopo il mio hamburger alla Death Valley, non ho più sangue, sono totalmente disidratato. La mia glicemia in questo momento è 149 e sono anche molto stanco. Ora dormirò in questo splendido albergo Casino e direi che la mia glicemia dopo quell'hamburger, insomma, è schizzata notevolmente alle stelle. Rifaremo il test hamburger per via del fatto che, a mio modo di vedere, forse la qualità del prodotto fa anche la differenza. Quindi in questo caso vedremo se con un hamburger di più di qualità rispetto a quello che ho mangiato questa sera, che non era per niente neanche buono, magari può mantenere la glicemia stabile. Anche se penso che comunque un hamburger sia un piatto e un pasto abbastanza bilanciato, perché abbiamo i carboidrati sfavorevoli del pane, all'interno abbiamo l'hamburger, quindi una fonte proteica, poi ci sono, lì in questo caso c'erano delle salsine, c'erano della cipolla, c'era di tutto, e poi ho mangiato le patatine che sicuramente hanno alzato ulteriormente la mia glicemia. Quindi il test in questo caso non è assolutamente positivo, la glicemia si è alterata moltissimo. Mi riservo di rifarlo un'altra volta con un hamburger di qualità, magari in terra italiana. Ciao, se ti è piaciuto questo video anche in questa location speciale che ho fatto per voi alla Death Valley, seguimi sui miei canali social, Instagram, Facebook e il mio canale YouTube. Ciao e al prossimo video.